Ok, gemelli, è ora della storia. Che ne dite della storia di Riccioli d'Oro e tre orsi? Sì! C'era una volta in una casa nel bosco, vivevano tre orsi che mangiavano a più non posso. Mangiavano il porridge dalla sera alla mattina. Il papà bollente? La mamma freddo? Il bimbo un po' un po'. Sono papà orso, sono grande e coraggioso. Sono mamma orsa, so ruggire tanto forte. Sono un bimbo orso, questa è la mia sedia. Siamo i tre orsi. I tre orsi decisero di mettere un po' di miele nel loro porridge. Così si incamminarono nel bosco. Lì, in quel bosco, vive una bambina. Son dorati i suoi capelli, ha tanti ricciolini. Tutti la chiamano Riccioli d'Oro. Eccola che va! Ora devo andare! Dentro il bosco. Oh, guarda, ho trovato una piccola casa e busserò sulla porta. Non c'è nessuno! Bene, perfetto! E lei entrò dentro casa! Riccioli d'Oro ancora non sapeva di essere entrata nella casa dei tre orsi. Wow, guarda là, una tavola imbandita! Bene, perché ora ho proprio voglia di una tazza di porridge tutta per me! Ehi, ce n'è una! Aspetta, sono due! No, guarda! Sono tre! Il porridge di papà è troppo caldo! Il porridge di mamma è troppo freddo! Il porridge del bimbo? È perfetto! Dopo che Riccioli d'Oro si era riempita di porridge, si sentiva così piena che volle riposarsi. La sedia di papà orso era troppo dura. La sedia di mamma orso era troppo morbida. Infine la sedia del bimbo orso. Vediamo. Oh, wow! Questa è perfetta! Ma lei era troppo pesante per quella sedia. Così si rompe! Ups! Ora si sente decisamente stanca e decide di salire le scale per stendersi sul letto. Il letto di papà orso è troppo duro. Il letto di mamma orso è troppo morbido. Infine il letto di bimbo orso. Vediamo. Appena lei si addormentò, i tre orsi tornarono a casa e scoprirono di non essere soli. Qualcuno ha mangiato il porridge di papà. Qualcuno ha mangiato il porridge di mamma. Qualcuno ha mangiato il porridge dell'orsetto. Sulla sedia di papà. Qualcuno si è seduto sulla sedia di mamma. Qualcuno si è seduto sulla sedia del bimbo. Rotta! Gli orsi non erano per niente felici e andarono al piano di sopra per cercare l'intruso. Qualcuno ha dormito sul letto di papà orso. Qualcuno ha dormito sul letto di mamma orso. Qualcuno ha dormito sul letto di bimbo orso. Fammi vedere. Oh, povero me. Lei è lì. Chi sei tu? Sono Riccioli d'Oro. Chi siete voi? Siamo i tre orsi. Hai mangiato il mio porridge. Hai rotto la mia sedia. Hai dormito nel mio letto. E questo non è giusto.
Scusa! Ricciolidoro capisce di non essere stato un ospite gradito e i tre orsi la cacciano fuori di casa! Le corse forte verso casa senza più tornare. È una buona lezione, lei imparò. Gli orsi si fecero grasse risate e vissero tutti felici e contenti. Fine! Raccontiamo a gemelli la storia del leone e del topo. Sì! Il topo è di leone. 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 Un giorno c'era un topolino che andava per i boschi. Incontra un grande vecchio leone. Cosa ci fa nel mio quartiere? Il leone prese il topolino, lo alzò da terra. Per favore, signore, lasciami andare. Lasciarti andare? Dimmi perché. Ad alta voce. Credi di aiutarmi? Tu sei uno ciocco, piccolo piccolo topo. Ok, ti lascio libero. Wow, sei coraggioso! Sì! Il giorno dopo il leone correva con tanta fretta. Ha fatto un passo su una vecchia rete e cadde in una trappola. Aiuto, aiuto, c'è qualcuno che possa aiutarmi? Il topo è di leone. Il topo è di leone. Il topo sente ruggire il leone, sa subito cosa fare. Chiama i suoi amici che corsero dal leone. Prendete la corda e iniziate a masticare. Mi hai salvato, anche se sei piccolino. Non avrei mai dovuto ridere di te. Meglio essere amici. Tutto ok, amico? Il topo è di leone. 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 E da quel giorno diventarono migliori amici per sempre. Fantastico nuovo giocattolo! Un troll! Proprio come il vecchio troll cattivo nella storia delle tre capre! Oh sì! Qual è la mia storia preferita? Una volta c'erano le tre caprette, una molto piccola, una di taglia media, una grande e forte. Queste sono le tre caprette. Andavano
a piedi attraverso un ponte per arrivare dall'altra parte. Quando all'improvviso è apparso un troll e disse alla piccola capra: ehi capretta, fermati lì, non puoi passare da qui. Ti prenderò e ti divorerò, è così che stanno le cose. No, ti prego troll, non mangiarmi, sono solo piccolo e minuscolo. Se vuoi mangiare, aspetta un po', mio fratello è più grande, devo ammetterlo. Ok, tu puoi andar. La capra successiva camminava sul ponte per raggiungere l'altro lato. Quando all'improvviso il troll è apparso e disse alla capra di mezzo: ehi capretta, fermati lì, non puoi passare da qui. Ti prenderò e ti divorerò, è così che stanno le cose. No, ti prego troll, non mangiarmi, sono di media grandezza. Se vuoi mangiare qualcuno, aspetta un po', mio fratello è più grande, lui è il tuo premio. Ok, tu puoi andar. Attraversa il ponte per arrivare dall'altra parte. Quando all'improvviso appare un troll e dice alla capra così: ehi grande capra, fermati lì, non puoi passare da qui. Ti prenderò e ti divorerò, è così che stanno le cose. Basta, smettila, vecchio troll cattivo, ho due grandi corna. Ti butto giù da questo ponte e tu piangerai grandi lacrime di troll. Così troll tenne su per combattere la capra, ma con sua grande sorpresa la grande capra lo buttò giù dal ponte e il troll comincia a piangere. Questa è la fine di questa storia, sono arrivati dall'altra parte. Ora mangiano per diventare più grandi e più grassi che mai. Pronti per una storia nuova, piccoli gioielli? Sì! Che ne dici di Jack e i fagioli magici? Perfetto! Jack viveva in una fattoria, faceva tante cose, lavorava duro. Un bel giorno la mamma vide che i semi non avevano più. Che cosa faremo? Che cosa faremo? Ci servono soldi per semi e cibo. Jack vai verso la città per vendere la mucca. Jack prese la mucca, andò in città ed incontrò un uomo là. Un'occasione giusta per te, i miei fagioli magici. Fagioli magici, che cosa fanno? Li pianti e diventeranno giganti. Piantali nella terra e durante la notte cresceranno fino al cielo. Jack ha venduto la mucca all'uomo, prese i fagioli nella sua mano. Quando li mostrò alla sua mamma, lei era molto arrabbiata. Che cosa faremo? Che cosa faremo? Che sciocco ragazzo, ti hanno ingannato!
fagioli sull'erba. La mattina cosa vide Jack? Una pianta di fagioli, grande, grande, così alta e verde, arrivava fino al cielo. Questo è uno stelo, io devo arrampicarmi. Si arrampicò e si arrampicò, tra le nuvole una porta trovò. Guarda quel castello, davvero grande, mi chiedo chi ci viva lassù. Poi la porta si spalancò, dentro c'era una donna gigante. Guardò Jack e gli disse di entrare. Ti preparo qualcosa da mangiare. Le cucinò per il ragazzo, ma alla porta si sentì un grande tonfo. Fii, fai, fo, foi, sento odore di ragazzo. Jack si spaventa e scappa via. Scende giù dalla pianta di fagioli, prende le monete d'oro per la strada e le porta alla mamma. Il giorno successivo sale nel cielo, trova un uovo d'oro nel castello lassù. Fii, fai, fo, foi, sento odore di ragazzo. Jack si spaventa e scappa via. Scende giù dalla pianta di fagioli, prende l'uovo d'oro per la strada e lo porta alla mamma. Il giorno successivo sale nel cielo, trova un orpa d'oro nel castello lassù. Fii, fai, fo, foi, sento odore di ragazzo. Jack si spaventa e scappa via, ma il gigante lo insegue per la via. Scende veloce dalla pianta di fagioli e tac tac la taglia via. Ora Jack e la mamma hanno tanto oro e saranno sempre tanto ricchi. Entrambi vivranno per sempre felici, felici e contenti. Jack e i fagioli magici. Sì, sì, sì. Fiii.